Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi concluderemo l'analisi sulle unità militari della Federazione Terrestre che sono comparse durante la prima serie di Gundam. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per restare aggiornati sulle nuove uscite dei futuri video e di lasciarci un like e un commento se il video vi è piaciuto come feedback per la scrittura dei prossimi video. Bene, andiamo a cominciare. Nello scorso video avevamo parlato dell'incrociatore leggero di classe Salamis, variato nell'UC-0070, ma quella nave non fu l'unica tipologia di nave variata in quello stesso anno. Infatti, insieme ad essa venne lanciata in orbita anche la corazzata di classe Magellan. Difatti, prima dell'avvento dei Mobile Suit, lo strapotere militare della Federazione Terrestre era da ricollegarsi all'esistenza di queste due tipologie di navi, che rispondevano alla filosofia bellica dei grossi cannoni e grosse navi, tipica della Federazione Terrestre. Proprio per questa ragione, il tipo di armamentario della nave di classe Magellan è molto simile a quello della nave di classe Salamis, con torrette di mitragliatrice contraerea, lanciamissili e cannoni a megaparticelle, anche se quelli della Magellan ovviamente risultano molto più grossi e molto più potenti rispetto ai corrispettivi della Salamis. Tutto questo rese la classe Magellan la tipologia di nave più potente nell'era spaziale fino allo scoppio della guerra sostanzialmente. Infatti, se da un lato le particelle Minovsky che ostruivano i sistemi di puntamento ne resero meno efficaci i sistemi di attacco, dall'altra la velocità e l'agilità dei Mobile Suit che potevano tranquillamente avvicinarsi indisturbati alla nave la resero un facile bersaglio. Questo aspetto venne però migliorato nel corso della guerra, quando alla Magellan vennero inseriti, diciamo, dei sistemi di trasporto Mobile Suit, in modo da poter rispondere agli attacchi dei Mobile Suit del Principato di Zion. Tra le tante Magellan comparse nella prima serie, le più importanti saranno quelle di Wakane, del generale Reville e dell'ammiraglio Tianem. Una piccola nota anche per le navi di rifornimento della Federazione Terrestre. Queste, schierate in seconda linea, servivano inizialmente per trasportare munizioni e altri tipi di rifornimento destinati alle navi Salamis e Magellan schierate al fronte. In seconda battuta divennero importanti per il trasporto dei Mobile Suit Jim e Bull da schierare nelle operazioni militari. Queste navi erano ovviamente disarmate, quindi possibilmente cercavano di rimanere in seconda linea. La loro forma a catamarano, che trasportava due grossi hangar, era ovviamente utile per il trasporto di merci pesanti. Ma arriviamo al momento dello scoppio della guerra. In poco tempo la Federazione Terrestre si rende conto che i Mobile Suit di Zion riescono facilmente ad affondare le principali corazzate delle loro flotte e di conseguenza escogitano un nuovo tipo di astronave più piccola e veloce che dovesse competere con i Mobile Suit in quanto proprio a manovrabilità. Nacque così la classe Public. Questa navicella assunse l'aspetto di un vero e proprio bombardiere spaziale. Infatti era molto veloce, ma purtroppo molto poco corazzata e anche scarsamente manovrabile. La sua funzione pertanto non doveva essere quella di combattere i Mobile Suit di Zion, ma superarli, raggiungere la loro nave appoggio, bombardarla con i grossi missili antinavi di cui era equipaggiata la Public e poi fuggire in tutta fretta. Questi bombardieri spaziali vennero anche utilizzati sul finire della guerra per disperdere la cosiddetta cortina anti-beam intorno alle principali fortezze di Zion. Questa cortina fumogena doveva servire a deviare, annullare e deflettere i vari raggi a megaparticelli partiti dalle batterie principali delle fortezze. Questa cortina sostanzialmente era composta da particelle Minovsky, che chiaramente disturbavano la propagazione dei raggi a megaparticelle. Se da un lato questa strategia si rivelò vincente nell'esito delle varie battaglie, dall'altro non si può non sottolineare come le classi Public coinvolte vennero spesso facilmente abbattute, trovandosi in prima linea e senza copertura, dalle batterie delle fortezze spaziali di Zion. Ma veniamo alla più famosa e conosciuta nave militare della Federazione Terrestre nella prima serie, la White Base, o, per meglio chiamarla, la nave portaerei di classe Pegasus. Questa fu realizzata in seguito all'inizio della guerra, quando la Federazione aveva già subito numerose sconfitte, e venne pensata proprio come nave adibita al trasporto dei Mobile Suit, che potesse anche rientrare nell'atmosfera terrestre una volta lanciata nello spazio. Per far ciò, per la prima volta la Federazione Terrestre sviluppò una tecnologia anticipando il Principato, ossia il Minovsky Aircraft System. In pratica, l'high field, ossia il campo creato dalle particelle Minovsky, veniva disperso nella parte inferiore della nave in modo da creare un cuscinetto tra la nave e la terra in modo che questa ci galleggiasse sopra, come un enorme cuscinetto d'aria.
Questo spiega come poteva la White Base, una nave pesante dalla forma tutt'altro che aerodinamica, librarsi nei cieli terrestri senza alcun problema. Oltre a ciò, la White Base era in grado di fuggire dall'atmosfera terrestre grazie ai suoi potenti motori che aveva a disposizione, quindi non necessitava di un booster come magari le Salamis o le Magellan. Dal punto di vista bellico, la White Base comandata dal comandante Bright Noah, oltre ad avere a disposizione il suo comparto mobile suit, è anche pesantemente corazzata, avendo il rivestimento di titanio lunare, così proprio come le corazze dei vari mobile suit. Non solo, essa è anche difesa da un equipaggiamento molto pesante. Parliamo quindi dei cannoni a megaparticelle posti sugli scudi laterali e in grado di ruotare di 180 gradi per sparare sia davanti che dietro. Oppure del cannone principale a canna doppia posto sulla fronte della White Base, questo era un calibro 580 mm con proiettili tradizionali inizialmente, poi venne convertito quando la White Base si spostò nello spazio a cannone a megaparticelle. Ma non dobbiamo neanche sottovalutare le 18 torrette a canna doppia di contraerea unite ai 32 tubi lanciamissili che rendevano la White Base una nave molto difficile da affondare, almeno nel combattimento antinave. Poi è chiaro, anch'essa era vulnerabile agli attacchi di Mobile Suit, ma a differenza delle Salamis e delle Magellan, fin dall'inizio la White Base è difesa dalla sua squadra di Mobile Suit, in questo caso il Gundam, il Gun Cannon e il Guntank. Bene, con questo abbiamo concluso la disamina su tutte le astronavi spaziali che sono state schierate dalla Federazione Terrestre nel corso della guerra di un anno, o perlomeno quelle che lo hanno fatto e sono apparse durante la prima serie. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, vi ricordiamo di lasciarci un like e un commento come feedback e ci rivediamo al prossimo video, dove cominceremo finalmente a parlare del comparto tecnico del Principato di Zion, la fazione opposta alla Federazione Terrestre. Saluti e alla prossima!